The Show. Abbonati, un messaggio per voi: è uscito il secondo episodio di Detto Fatto Plus, due vecchi b***ardi. Correte a vederlo e aggiungo solo una cosa: cimitero. Link in descrizione. Come mai Jaser sta nascondendo uno zaino sotto la giacca? E perché è atterrato in una località fredda e piovosa? E perché sfida i passanti con il gioco di Squid Game? Scusa, della pettorina vogliamo parlarne? Per rispondere a una domanda ben precisa: si può fare? Ci siamo chiesti: si può sopravvivere 48 ore senza soldi nella città più costosa d'Europa? Per capirlo, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jaser, hai preparato le valigie? No, perché? Dove devo andare? Devi andare all'estero per 48 ore, Jaser. Puoi scegliere tu la meta, l'importante è che sia una tra le capitali del nord Europa, quindi Oslo, Stoccolma, Tallinn, Helsinki, Riga. Ma si può fare, quale sarebbe? Cioè, andare al nord per il freddo? No, vai al nord perché lì ci sono le città più care d'Europa. Costa tutto di più, ma tranquillo perché avrai un budget. Ah vabbè, non mi sembra così complicato. 100 euro. Ok, ma... In totale devi prendere anche il volo, andate e ritorno. Ciao, io sono Jaser e con 100 euro di budget dovrei andare in vacanza. La prima cosa è stata cercare le capitali del nord Europa e vedere quanto costavano i voli aerei. Non sto trovando niente con un budget di 100 euro. Il fatto di essere sottodata non aiuta. Allora ho fatto la cosa più ovvia: ho cercato su internet trucchi per pagare meno biglietto aereo e ho trovato questo. Potrei aver trovato una soluzione. C'è un trucco che sfrutta i paesi low income, cioè a basso reddito o almeno più basso dell'Italia. Cioè, in fin dei conti, siamo tutti low income di qualcun altro. Comprare i biglietti delle stesse tratte aeree da questi paesi che magari sono lontani, come Argentina o India, beh, pare che quegli stessi biglietti presi da lì costino meno. Praticamente è un Black Friday tutto l'anno. Unico problema: come ci arrivo in India o Argentina per prendere questi biglietti? Ok, ho casualmente scoperto NordVPN. Tra l'altro, che culo, stava pure in offerta. L'ho scaricato, installato, mi sono connesso al server dell'India, quindi tecnicamente ora questo computer è come se fossi in India. Fermi tutti, dai, no, cioè per favore, diciamo le cose come stanno senza troppi rigiri. NordVPN è lo sponsor del video e Alessio e Alessandro me ne hanno parlato subito durante la chiamata. Ma non ci prendo manco l'andata con quella cifra. Puoi scaricare NordVPN intanto per cominciare, eh? Mi raccomando, ripeti il codice sconto per la community, è importante. Sconto del 73% sul piano biennale con un bonus aggiuntivo e un periodo di prova di 30 giorni solo su The Show. Prima mi dite cos'è una low income e una VPN? Ciao Jay, buona missione. Rete privata virtuale, un servizio che protegge la connessione ad internet e la privacy online, proprio come NordVPN, che crea un tunnel cifrato per i tuoi dati, protegge la tua identità online nascondendo il tuo indirizzo IP e ti consente di utilizzare gli hotspot wifi pubblici in modo sicuro. E poi ti permette di connetterti a server in giro per il mondo e sfruttare questo trucco a tuo vantaggio. Allora, io ho seguito dei tutorial, ci sono video di gente che lo fa ed effettivamente costa meno. A me però non sta funzionando. Forse perché ho sbagliato qualcosa o forse perché siamo troppo sottodata, ma poco importa. La fortuna stava per sorridermi. Offerta last minute Helsinki, 88 euro andata e ritorno. Perfetto. Avevamo la meta e avevamo ben 12 euro di budget. Non restava che mettere la sveglia per il mattino seguente. Sono le 7 e sto andando a prendere il treno per Malpensa. Devo fare il biglietto e partiamo. Ah, così faccio? Malpensa aeroporto? No. Forse ho detto facile un po' troppo presto. Mi manca un euro. Ero convinto che il treno costasse 4-5 euro e che con i miei 12 euro avrei potuto pure fare colazione. E invece mi mancava un euro e dovevo trovarlo nel giro di 30 minuti perché sennò rischiavo pure di perdere l'aereo. Porca. Caboia, devo andare a fare l'elemosina. Ragazzi, scusate, devo arrivare a 13 euro per prendere il treno per Malpensa. Mi manca un euro. Oh, non ce l'ho, mi spiace. Mica. Andare a Helsinki e vivere là due giorni senza soldi. Ma te sei fuori. Si può fare? Ecco perché se hai quasi 4 milioni di iscritti su YouTube non puoi fare questo esperimento in Italia. Sarebbe troppo facile. I primi ragazzi che ho fermato mi hanno riconosciuto e hanno subito voluto contribuire alla missione. Poi se vuoi darmi 50 centesimi in più che mi vivo là, partiamo alla grande. Primo ostacolo superato, stavo raggiungendo l'aeroporto. E forse l'adrenalina del momento mi aveva fatto dimenticare che stavo per andare in una delle città più care d'Europa senza sapere come mangiare, dove dormire e con soli 50 centesimi in tasca. Non bene, ma al momento avevo altro a cui pensare. Passati i controlli, adesso bisogna capire se riesco a imbarcare questo. Ecco, non vi ho raccontato che i biglietti costavano così poco anche perché partivano nel bel mezzo della settimana e soprattutto perché potevo portare a bordo solo
un bagaglio. Il pesante zaino sulle spalle pieno zeppo di attrezzatura. Quindi dovevo capire come nascondere il secondo bagaglio. Ok, non può funzionare. Buongiorno. La mia tattica era stare il più frontale possibile davanti alla hostess mentre mi leggeva i documenti in modo da nasconderle la pancia e passare via il più veloce possibile. Oh mamma, come ma il lettore documenti non era dalla mia parte e quindi sono stato costretto a stare lì immobile in attesa con il rischio sempre più alto di essere scoperto. Grazie, grazie. Arrivederci. Che culo! Sicuramente quel contrattempo con il lettore mi ha permesso di passare inosservato perché effettivamente l'hostess badava solo a quello e non mi ha praticamente mai guardato. Possiamo partire. Mi aspettavano 3 ore di viaggio. La prima ora e mezza l'ho sfruttata per riposarmi un po' e bere un ottimo succo di mirtillo tipico finlandese, ovviamente gratis perché era offerto dalla compagnia aerea. Ma nella seconda metà avrei dovuto iniziare a pensare a come risolvere il primo grande ostacolo di Helsinki. Aeroporto al centro di Helsinki ci sono almeno una 20 di chilometri. Fare quel tragitto senza soldi potrebbe essere un grande problema. Per fortuna avevo subito ideato un piano. Chiamare l'hostess. Can I speak on phone and ask if in this plane there are people who knows me? No, I don't think that's possible. But if you want, you can ask. Yes, you can walk around. Okay, sorry. Okay. Penso abbiate capito che il mio piano era trovare un italiano che mi conoscesse tra gli altri viaggiatori a bordo e scroccargli un passaggio. Ma guardandomi attorno mi sono reso conto di non essere circondato proprio da teste tipicamente italiane e quasi nessuno era della mia età. Giustamente, chi c***o ci va in mezzo alla settimana ad Helsinki? Gli Helsingensi. Loro e lui. Sei italiano? Sì, confido nel tuo aiuto. Aiuto trovato, non mi restava altro che godermi l'atterraggio sull'accogliente territorio finlandese. Porca vacca, ma che clima c'è? Fa freddissimo e piove. Sto aspettando la mia ragazza, ok? Piacere. Piacere. Giuseppe ed Emma sono due ragazzi pugliesi che, approfittando di un'offerta last minute molto simile alla mia, sono volati ad Helsinki a trovare una loro amica. E io mi sono accodato a loro come terzo incomodo. Ci dovrebbe essere un treno e poi la metro. E mentre stavamo raggiungendo la stazione mi sono trovato davanti l'ultima persona che avrei mai immaginato di vedere ad Helsinki. Ok, va. Ci fai? Perdonatemi, ma Valerio, perché sei qua? Sono l'osservatore. Valerio l'osservatore. Per quei pochi che non lo conoscono, Valerio è uno dei più stretti e storici collaboratori di The Show. Come c'era finito Helsinki? Con un volo partito quella stessa mattina, prima del mio, e pagato una fortuna. Cosa c'era venuto a fare ad Helsinki? Controllare che io non barassi durante l'esperimento, come se avessi mai avuto intenzione di barare. Quindi se hai portato dei soldi da casa devi darmeli. Il banco, ma te. Questo lo requisisco io e le prossime 48 sarà mia. Le dico giusto un paio di regole. Le regole, ovvero non utilizzare denaro proprio, non farsi aiutare più volte dalla stessa persona, vivere la città di Helsinki da turista, quindi visitare almeno 2 attrazioni turistiche, farsi una sauna tipica finlandese e ovviamente trovare da mangiare e dormire. E per finire dovrei portare un souvenir per Alessio e Alessandro. E poi? A questo punto che conoscevo tutte le regole, era arrivato il momento di affrontare la fredda e costosa Helsinki. Prima però dovevo raggiungerla. Sì, con l'aiuto dei miei 2 nuovi amici pugliesi. E mentre la Finlandia scorreva fuori dal finestrino come le scene di un film impegnato in bianco e nero, eccomi finalmente ad Helsinki. Zucca nero non cazzo stai ciuculi. C'è un clima non proprio confortevole. C'è questa pioggerella che non si vede in video ma continua a picchiettare sulla faccia, che è davvero tanto fastidiosa. E oltre alla pioggerella anche questo vento fortissimo e fastidioso che sentirete sotto gran parte del video. Allora, non ho famissima, però ho mal di testa. Questo mal di testa potrebbe essere dato dal fatto che non mangio e non bevo da 10 ore. Adesso andiamo al mercato e io spero che al mercato magari qualche bancarella che ha qualcosa da buttare via da darmi lo troviamo. Wappatori, lo storico mercato sul porto di Helsinki, che dalle immagini su internet io mi aspettavo di trovare così o così o così. E invece... Allora, in teoria il posto è questo, però non vedo niente. Praticamente un deserto sul porto con 2 bancarelle di cui una
chiusa e un'altra che stava per chiudere. Ma ormai, dopo 15 minuti di cammino, affamato sotto la pioggia battente e il vento, non potevo fare altro che provarci con l'unica bancarella con ancora qualcuno all'interno. Do you have some food to throw away? No, no. No, it's okay, thank you. E incredibilmente avevo ottenuto del cibo, così, cioè solo chiedendo al primo colpo. Ma del cibo, sì, iniziamo alla grande. È un paese di gente gentile. Questa sfida è cominciata decisamente in discesa. Primi ragazzi pugliesi sull'aereo, poi l'unica bancarella aperta di un mercato francamente inesistente. E non dimentichiamo che avevo anche 50 centesimi di credito extra. Io lo dico, questo si può fare, si può fare. Sono abbastanza in crisi? No, non ancora. Mannaggia. Perché trovare uno sconosciuto così che ti ospiti, considerando che non so neanche l'inglese, è difficilissimo. Quindi non so cosa fare, non so dove andare a chiedere, non so come comportarmi. Quello che state vedendo è lo stesso Jaser di prima, ma 2 ore più tardi. Molto meno euforico e parecchio spaventato, perché ormai erano le 8 di sera, si era fatto buio pesto e dopo aver chiesto aiuto ad un po' di gente in giro... I don't know where I can go to sleep tonight. Okay. Can you help me in some way? Qua c'è la libreria e maybe there is more information. Vediamo se otteniamo qualcosa. Ah, che bel caldino però. I have no clue. Oh, I have no idea. Oh, not so sure. I can't because my apartment is 17 square, so. Cominciavo a temere che avrei passato la notte all'aperto. È difficile che adesso trovo qualcuno e quel qualcuno si accolli un estraneo per tutta la serata. Quindi adesso andiamo a cercare il centro abitativo. Come si dice il centro osservatore? Come si dice il centro? Sento. C'è la movida? Movida era la parola che non mi veniva quando parlavo. Movida è una parola spagnola. Ma ehi, avevo una missione da portare a termine. E qual è il modo migliore per raccogliere i frutti del proprio lavoro? Seminare. E quel pomeriggio a Helsinki ho seminato forte. Sono ad Helsinki e se qualcuno di voi è in questa città o se qualcuno di voi conosce qualcuno in questa città, mi scriva in DM. E cosa avevo raccolto? Niente. Perché la maggior parte delle persone non ha capito la mia richiesta e anziché dei consigli e aiuti per passare la notte ad Helsinki, mi ha mandato suggerimenti per fare delle candy. Perché? Non fa... Andate da un finlandese e ditegli che Babbo Natale non esiste! No, no, allora, ragazzi, questo è un altro format. Ma per fortuna, proprio quando stavo per perdere le speranze, tra questi messaggi è arrivata una dritta sicura. Allora, avevo bocciato l'idea dei ristoranti italiani perché riduce da Las Vegas, dove ne ho provati una marea, avevo scoperto che non ci lavorava neanche un italiano. Però su Instagram mi state in più persone dicendo che c'è questo Casa Italia, che a quanto pare è un ristorante veramente gestito da italiani, con italiani disposti ad aiutare gli italiani. Mamma mia! Ma mi sembra un locale molto serio. Beh, patriottici sono patriottici, lì c'è l'Italia. Buonasera, Italia! Mamma mia! Buonasera! Io sono qua a invocare l'aiuto del patriottismo italiano. Ah, bravo! Qualsiasi cosa c'è da fare io la faccio e in cambio qualcosa da mangiare o se avete un posto dove dormire. Mangiare vi faccio mangiare. Stava succedendo davvero. Avevo oltrepassato l'uscio del ristorante da neanche 10 secondi e già avevo convinto il proprietario del locale a offrirmi la cena. Cosa devo fare? Come devo rendermi utile? Essere solo simpatico ed educato. E quindi... ti sei già guadagnato da mangiare. Davvero? Sì. Merito della mia simpatia ed educazione tipicamente italiana. Viva l'Italia. E il sud vince 5-0. Sì. Siamo a Napoli. Mamma mia. Mi sembra giusto. E mi hanno offerto anche il vino. Un bel brindisi all'Italia con Valerio, che era felice, anche se in realtà lui doveva pagarsela la cena, eh. Vabbè, ero felice per la situazione. Ecco appunto la situazione. Finalmente al caldo, dopo aver girato un pomeriggio intero alla ricerca di un aiuto, mi sentivo a casa. Ma che bontà. Mamma mia, gorgogliano in due, buon appetito. È buonissimo. E vuoi per il patriottismo, vuoi per il cibo, ma vuoi soprattutto per il vino? Avevo ormai dimenticato di essere a 2581,1 km di distanza da Milano e non pensavo più alla parte più dura della missione, quella per la quale probabilmente voi avete aperto il video. Ma ehi, chi se ne frega se stanotte poi me la passo in strada? Questa gentilissima ragazza, ma... Però poi non sai neanche il nome. E facevo
bene a non preoccuparmi. No, è vero, non mi sono neanche presentato. Ho iniziato a chiacchierare un attimino, mi ha raccontato un po' cosa facciamo e ha detto che mi sta prenotando una stanza d'hotel. Non ci credo, ho trovato dove dormire. Ma tanto in Finlandia c'è sempre una persona seduta casualmente di fianco a te al ristorante che provvede a pagarti una stanza d'albergo. In questo momento sta chiamando un hotel. Troppo facile. Ammetto che per la prima volta nella mia vita la sfida è facilissima. Io sono la Finlandia. La gente non è incazzata. Stanno per... So I booked that for you. Okay. You don't have to stay outside. You can finish your lasagna and then we can go together and I'll pay for you. So senza sapere nemmeno come si chiama. I don't ask you what's your name. Ah, I'm Anna Marie. Nice to meet you. Non so cosa dire. Provo a spiegarvela anche se onestamente non l'ho capita bene neanche io. Anna Marie, giovane businesswoman finlandese che non parla una parola di italiano, ha intuito solo dal mio entusiasmo di quella sera che non ero un semplice turista o comunque un cliente come gli altri. Perciò mi ha chiesto cosa stessi facendo ad Helsinki. Io gli ho raccontato dell'esperimento e dopo che abbiamo chiacchierato un po' ha capito che probabilmente avrei passato la notte per strada, quindi ha deciso di prenotarmi una stanza d'albergo. Se vi state chiedendo il perché, ecco il perché. Why do you help me? I want people to help each other. That's why. Aiutarsi a vicenda, niente di più che un atto di pura generosità. Tutto ciò è bellissimo. Thank you so much, really, really, really. Così bello che mi sarebbe piaciuto rispondere qualcosa di altrettanto poetico in inglese sul momento, ma come ben sapete non è proprio la mia arma vincente. I want a better world. Don't cry, no, I don't know how to say, sorry. No, and it's a happy tears. Ecco, forse solo delle lacrime di gioia potevano descrivere la magia di quella sera. Grazie mille, è stato davvero buonissimo. La cena è stata fantastica e adesso stiamo andando all'hotel. You don't live in Helsinki? No, I live in Tampere. Ah, ok. Voglio essere onesto, ogni volta che mi sentite dire ah, ok, con lo sguardo visibilmente perso è perché non ho capito nulla e non saprei come rispondere. So I made a company people usually Tampere. Ok. Is this right? Yeah. Oh, whoa, sei aperto da solo? Nice. Thank you for the company. I'll make sure he gets paid for the room. Good night. Thank you for your kindness. Buonanotte. Notte, Valerio. Secondo me qui Valerio rosicava un pochettino, eh? Confermo, io ero in un albergo brutto e l'avevo pure pagato tanto. Oh, non è colpa mia se la Finlandia è tra i 5 stati più costosi di tutta quanta l'Europa. This is a really nice hotel. I usually stay here. Perfect. Breakfast is from Okay, I have also breakfast. Yes. Really? Wow, fantastic, thank you. And we have saunas on the sixth floor. Tonight I can go also. You can go to sauna. Wow. Just don't take the camera there. No. Cool in the sauna. Thank you so much. Have a nice sleep and sauna. Yeah. Bye bye. Che cosa è successo? Com'è possibile? Raga, la stanza costava 150 euro. Non ci voglio credere. Io ero già pronto a dormire per strada. E invece ho una stanza, ho la sauna. Quindi completo pure un obiettivo. Siamo pronti per andare a fare questa sauna finlandese. Che esperienza magnifica, una tipica sauna finlandese. Infatti quando sono entrato c'erano dentro solamente due ragazzi completamente nudi. Tra l'altro che hotel magnifico, cioè ci sono in giro per l'hotel delle opere d'arte di artisti. Tipo c'era una stanza tutta pitturata in bianco e nero con graffiti strani, super particolare, bellissima. Che fantastica giornata. Mi guardo un po' di televisione e vado a dormire. Certo, rilassarsi guardando la TV finlandese non è facile, ma per fortuna potevo contare su un'arma fondamentale per questa missione. Grazie a NordVPN io mi connetterò al server italiano e quindi potrò andare su Prime o Netflix e guardarmi qualche serie in italiano. Ora vi faccio vedere. Vedete che è tutto in finlandese. NordVPN Italy. E a questo punto torniamo su Netflix. Boom! Ed eccolo in italiano. Perfetto! Ora non posso rivedere le mie credenziali. La pista è libera. Roger, potete decollare. E altra cosa da non sottovalutare, io adesso e per tutto il tempo che sto qua mi connetterò a dei wifi che potrebbero non essere sicuri al 100%, ma avendo NordVPN che mi fa da scudo protettivo non mi possono hackerare il profilo, non mi possono rubare le password, robe del genere. Ho uno scudo protettivo attorno a me. Gente, fine giorno 1. Buonanotte. Buongiorno, ma è ancora notte. Aspettate, cosa è successo?
Giuro che non è così presto, sono le 8. Che vento che c'era fuori. Sarei morto se avessi dormito fuori. Ed ero pronto a spaccare per il secondo giorno consecutivo ad Helsinki. Devo raggiungere Valerio per poter partire ufficialmente con la nuova giornata. Signor Valerio, l'osservatore! Ti è andata benissimo la giornata sì, di ieri. Sì, 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 sì. E sì. Oggi come andrà? Altrettanto bene, sono pieno di gente che vuole aiutarmi. Peccato che non potrà aiutarti, Jaser. Perché no? Perché avevo dimenticato le regole dell'osservatore. Puoi utilizzare lo stesso metodo per raggiungere il tuo scopo solo una volta. Anche se secondo me se le stava inventando sul momento. Io non posso più farmi offrire il cibo. Praticamente sì, dovrei guadagnare oggi. Quindi a questo punto la cosa più intelligente da fare è procurarmi dei soldi in qualche maniera. Se devo attingere alla mia esperienza, io feci già un video dove provai a guadagnare dei soldi. Proverò quindi a replicare quello stesso identico metodo qua in Finlandia. Quale dei tanti? Pagami per non fare nulla, che in finlandese si dice maksami nulle etten teen mitään. E se in Italia alla fine dell'esperimento mi ero ritrovato in tasca diversi euro, vuoi mettere i soldi che avrei guadagnato in quella generosissima nazione? Hi guys, you won't pay me for do nothing? Non gliene frega niente, cioè tirano dritti. 0 euro. Vi risparmio 120 minuti di assoluto nulla, scandito solo dal cartello che cade e qualche occhiataccia. Praticamente una mattinata persa. Voglio fare un esperimento sociale che non c'entra niente. Voglio lasciare il cartello qua con il cappello lì, tornare fra un paio d'ore e vedere se uno ci sono soldi, cosa che non credo, ma soprattutto se il cappello sarà ancora lì o se qualcuno me l'ha rubato. Che idea pazzesca! Il cartello avrebbe fatto il lavoro sporco per me. E a proposito di sporco, dovevo capire come non far passare la mia opera d'arte per spazzatura abbandonata. Così facendo, Banksy non è spazzatura ma è opera d'arte. Il cartello da solo avrebbe funzionato? Ve lo dico più avanti. Io nel frattempo cominciavo ad avere fame e dovevo anche recuperare sulle visite alle attrazioni turistiche di Helsinki, perché effettivamente fino ad ora avevo visto poco e soprattutto in maniera molto frettolosa. Allora, sono venuto qua alla Oodi, che è una libreria cittadina che qua ad Helsinki è un punto di ritrovo di molti giovani. Me ne aveva parlato anche Anna Marie. Molto più che una biblioteca, Oodi è un ode alla civiltà, come dicono i finlandesi, o come diremmo noi italiani. Ma che figata di posto è, raga! Una biblioteca di 17.000 metri quadrati su 4 piani, inaugurata nel 2018 e costata 100 milioni di euro, con mensa, sale cinema, postazione computer per il video editing, macchine per cucire, stampanti 3D, sale di incisione, cucina, area gaming fornita di PlayStation 5 e per i nostalgici dei pixel, uno spazio dedicato al retro gaming. Tutto a disposizione di tutti, gratis. Ah, e ovviamente ci sono anche i libri. Posto pazzesco, c'era un bellissimo buffet e ho guardato un po' in giro, non c'erano molti controlli, cioè potevo tranquillamente prendermi qualcosa e scappare, non se ne sarebbe accorto nessuno, però questo paese è stato così gentile con me fino adesso che non me la sono sentita di fare l'infame. Insomma, questo bagno di civiltà stava cambiando anche me. Quindi non ho rubato nulla. Dopo la visita a Oodi sentivo di essere una persona diversa. In realtà mattina ho un pochettino fatto l'infame. Oh, io ho detto di essere cambiato dopo la visita a Oodi, non nella mattinata. Nel senso che avevo sete, non trovo fontanelle, ho visto che c'era un hotel col buffet, non c'era nessuno a controllare. Sì, sono entrato di nascosto in un albergo a caso per fare una colazione extra. Che poi colazione, una fettina di pane, cioè il senso. Hai rubato, non importa. Ma non è rubare quello. E comunque mi sento in colpa. Avevo ancora qualche brioche avanzata dalla bancarella del giorno prima e la fetta di pane rubata all'hotel. Potevo tranquillamente improvvisare un pranzo così, anche se onestamente con quel senso di colpa penso che mi sarebbe rimasto sullo stomaco. Prima dovevo per forza riequilibrare il karma. E quest'ultima brioche me la mangio io. A questo punto io direi che il pranzo è andato così. Devo raccimolare un po' di soldi per la cena e soprattutto per poter prendere il treno e tornare in aeroporto. E dovevo farlo in fretta. Era già pomeriggio, il sole stava scendendo rapidamente su Helsinki e io avevo un disperato bisogno di soldi. Ma per fortuna avevo portato da casa un piano B. Have you seen Squid Games? Yeah. The Ducky, the game, you know? I want to make a challenge. If I win, you give me 1 euro. If you win, you can slap me. No, avete capito qual è il piano? Replicare Squid Game e vedere se qualcuno vuole sfidarmi a questo gioco. You must throw and palm. If flip, you win. Qua la vedo grigia.
Forse oltre a preparare i cartoncini avrei dovuto anche esercitarmi un pochettino a casa. You win, you slapped me. Okay. Ah, it's No, it's okay. E a parte il fatto che fossi una pippa, avevo un altro problema. Adesso ho bisogno di tanta gente giovane. Non ho idea di dove si trovi. Alle 3 di pomeriggio di un venerdì di novembre, Helsinki si presentava così. Strade vuote, solo io, l'osservatore e il vento. Dopo un'ora in giro alla ricerca di sfidanti, avevo rimediato solo uno schiaffo, qualche no e un sacco di freddo. Ormai stavo per rassegnarmi al triste destino di una notte senza cena e all'aperto. Fino a quando non abbiamo trovato la zona universitaria. Vabbè sì, fino a quando non abbiamo trovato la zona universitaria. You want to play... Yatta! Non so se l'aver riequilibrato il karma prima mi abbia aiutato dopo, fatto sta che da quel momento in poi non mi sono più fermato. Il mio budget cresceva? Dai, mi sta andando alla grande, comunque sono a 4 euro e 50 centesimi. Posso prendere il treno per tornare a casa? Sì! Ma soprattutto trovavo sempre più gente disposta a sfidarmi, anche solo per divertimento. Come questo rider che ha messo in palio l'energy drink che qualcuno ha ordinato e mai ritirato. O come questa ragazza disposta ad aiutarmi anche senza giocare. 6, 7, tantissimi! Sono ricco! Ormai ero il re di Helsinki! Avevo 7 euro nella città più cara d'Europa. Adesso metto in pausa la ricerca dei soldi perché devo completare le altre missioni, ovvero entrare in un museo. Il problema è che l'ingresso costa 18 euro, ma non importa, noi entreremo lo stesso. E il come so che lo sapete. Lo scrivete voi nei commenti o lo dico io? Ebbene sì, proveremo... Kiltesten Vaieden Voima! Vabbè, avete capito. Il potere della pettorina gialla qua ad Helsinki. In Italia non ha funzionato nei musei. Vediamo se qua invece riusciamo a farla funzionare. Camminavo da diverse ore. Non sentivo più le gambe e la schiena per lo zaino pieno di tecniche e vestiti. In più avevo freddo e avevo pranzato solo con una brioche del giorno prima. Ma nonostante tutto questo, sentivo che ce l'avrei fatta. Proprio come si capisce dal mio... Let's go. Stavo per entrare all'Ateneum Art Museum, uno dei più importanti della Finlandia, e lo stavo facendo gratis, solo perché lo volevo, perché nulla è impossibile se si vuole l'impossibile, perché se vuoi, puoi! E poi perché mi mancavano 11 euro per il biglietto? Ma questa è un'altra storia e sono sicuro che se ci avessi pensato in quel momento, il potere della pettorina gialla non avrebbe funzionato, proprio come in Italia. E invece ero dentro. The backpack? Ecco, sapevo, fermato dopo appena due quadri. I don't understand, sorry. There's lockers. And you can leave your backpack in there. So I must... Ancora una volta la Finlandia stava sfidando il mio senso del reale. Credevo che la guardia volesse farmi uscire dal museo, ma in realtà mi stava solo accompagnando agli armadietti per lasciare il mio zaino. È evidente che questo è successo perché nessuno in Finlandia si sognerebbe mai di entrare gratis in un museo. Ed è evidente che questo, una volta rivisto il video in Italia, mi abbia fatto sentire un pochettino una merda, diciamocelo pure. Anzi, perché limitarsi a dirlo quando posso mostrarvi come si comporta un parassita della società in un museo. Ok raga, è tutto molto molto bello, però io mi sa che devo fare una cosa. Tac. Ok, bellissimo il museo, per l'amor del cielo, però volevo troppo vedere il finale di stagione di Don Matteo. Era appena uscito, non potevo fare altrimenti. Tutto questo mentre l'osservatore Valerio, fermata all'ingresso perché senza biglietto e senza pettorina, e Jaser è riuscito a entrare, check del mainframe, osservava il nulla. Missione museo conclusa. Avevo i soldi per raggiungere l'aeroporto e qualcosa in più in tasca. Mi restavano in sospeso solo gli obiettivi di cena e pernottamento. Però sta andando alla grande, sta andando benissimo. Ma per fortuna ho sempre delle idee geniali da spendere al momento giusto. L'idea di fermarmi qua, in questo posto, a riposarmi un po', sicuramente è stata una buona idea, se solo non fosse che mi è calata tutta quanta la stanchezza. Avevo deciso di tornare alla Audi per riposarmi un po', perché sì, nell'ultimo piano della biblioteca c'è anche una sala relax. E in quel momento tutta l'adrenalina accumulata nel corpo durante la giornata è scemata via, facendomi cadere al tappeto. E adesso sono distrutto, ho famissima, non ho la luce. Lucidità mentale per ragionare. O comunque se togli la musica triste e metti una che ne so, la Staglia e Olio, da momento di crisi diventa un successo pure questo.
Eravamo oltre le 36 ore di esperimento, avevo quasi completato tutto il quadro degli obiettivi e avevo pure trovato il tempo di riposare in vista della rush finale. Cosa potevo chiedere di meglio? Sì? Questo! Un gruppo di studenti italiani che mi riconoscono e mi danno una dritta su dove cenare con appena 2 euro, ovvero più o meno quello che potevo spendere per la cena. Devi guardare qualche chioschetto magari accanto alla stazione. Sì, con 2,40. Magari mi fa lo sconto, boh, non so. Così, come suggerito dagli amici italiani, mi sono diretto verso la stazione. Hot dog 2 euro. I want a hot dog. Yeah, thank you. Col bacon addirittura. E anche la cena è fatta. Che bello che mangiare quando hai fame. Qualsiasi cosa mangi gli sembra la cosa più buona del mondo. Chiamatela fame, freddo, stanchezza, ma davanti a quello dog di carni miste di dubbia provenienza e qualità, io quella sensazione la chiamavo felicità. Avevo cominciato a considerare le cose da un'altra prospettiva. Il mondo mi sembrava più bello, le sfide più difficili erano diventate la mia portata. In meno di 48 ore ero diventato un poetico giramondo e questa cosa mi piaceva. Mi piaceva avere tutto senza possedere niente. Non ho visto fontanelle. Qua a Helsinki neanche una fontanella ho beccato. Oddio, se avessi avuto dell'acqua in effetti sarebbe stato meglio. E in effetti io ho sete, tanta sete. Cerchiamo una fontanella, andiamo. Ci sono i poliziotti a cavallo, chiedo loro. Do you know where I can find a drinking fountain? Drinking fountain, free water. Is it only that you want to drink? Drink some water. Drink some water. Yeah, yes. Some water. Pharmacy. Ok, ho trovato la farmacia che mi dicevano, ma è chiusa, quindi niente acqua. Ottimo. E così, dopo altri 20 minuti a chiedere in giro dove poter trovare dell'acqua gratis, ho scoperto che l'acqua dei bagni è potabile e a quanto pare non esistono fontanelle. Sono davanti a un cinema, entro e vado verso il bagno. Non è buonissima. Buona o no, perlomeno potevo bere. E se c'era una cosa che avevo capito appena un'ora prima di finire in quel cinema, è che quando si è stanchi, per non sentire la stanchezza, non bisogna mai fermarsi a riposare. Ok, mi fermo un attimo su questa poltroncina. Oddio, com'è morbida e comoda. E invece non ho saputo resistere al richiamo di quella poltroncina. E meno male, perché quella pausa è stata provvidenziale. Magari qualcuno di voi l'ha già scritto nei commenti perché se n'è accorto prima di me, ma quando abbiamo conteggiato i soldi oggi pomeriggio, ho conteggiato male. In teoria avevo 7 euro, ne ho spesi 2, dovrei averne 5. 4, 70. Il biglietto del treno costa 4,60. Che culo. Quindi ti rimangono? 10 centesimi. Ok, stiamo facendo parecchia confusione con questi soldi, quindi ricapitoliamo. In quel momento io credevo di avere 4,60 euro per il biglietto del treno più 40 centesimi, che con i 2 euro dell'hot dog fanno 7 euro totali. Ma in realtà avevo contato male e non avevo 7 euro, bensì 6,70, che sottraendo i 2 dell'hot dog fanno 4,70. Quindi avevo comunque abbastanza soldi per prendere il treno ed ecco perché ho esclamato: che culo! Nonostante avevo appena scoperto di avere meno soldi di quelli che credevo. In ogni caso, si erano fatte le 9 di sera e l'idea di passare l'ultima notte seduto nella hall di un cinema non mi piaceva. Così sono tornato in strada, anche se non avevo un obiettivo ben preciso. No. È rimasto il cartello, ma non il cappello. Come se non bastasse, non avevo più nemmeno la mia opera d'arte. È tutto un ticcio, che schifo. Ho fatto una scoperta bellissima. Il treno costa 4,10 euro, quindi mi sono rimasti 50 centesimi. In realtà 4,70 meno 4,10 fa 0,60, ma in ogni caso va bene così perché questo cambiava tutto. Con 60 centesimi, eh beh, il mio folle venerdì sera ad Helsinki poteva iniziare. Patatine, patatine, patatine. Troppo. 89. Vabbè, con 60 centesimi cosa vi aspettavate? Un ristorante stellato? 45 centesimi quel panino là. Vorrei qualcosa che non sia pane, che l'ho già mangiato. Oggi ho mangiato solo pane praticamente. Effettivamente costa tutto molto, cioè. E in quel momento mi ero per la prima volta reso conto di quello che tutti continuavano a ripetermi: Helsinki è davvero costosa. 25 centesimi, un sacchetto. Ho girato tutto il supermercato e alla fine quello che potevo permettermi era questo. How much is for these two? Oh, maybe 40 cent, 20 cent. Ok, perfect, so I can. Thank you so much. Ho dog prima e banane dopo per dessert. Che fantastica cena. È inutile che fai quella faccia. Io ti ho visto mangiare le banane. Vabbè, non è che Valerio avesse proprio tutti i torti. Cioè, immaginate di essere spediti a Helsinki come lui e fare una cosa e una cosa sola: seguirmi continuamente a piedi per la città mentre cerco, che ne so, un posto dove fare pipì e aspettare sotto la pioggia che io faccia pipì. Insomma, dopo aver passato quasi 40 ore ad osservarmi, per una volta potrei
potevo essere io ad osservare lui mentre mangiavo una pizza napoletana da 18,50 euro a Helsinki. Ma la notte di Helsinki mi aspettava, anche perché ormai era evidente che non avrei trovato un posto dove dormire, quindi avevo elaborato un piano. Io ho un sogno ed è andare al karaoke bar e cantare con i finlandesi una canzone italiana. Passare tutta la notte in un karaoke bar fino all'orario di partenza del mio mezzo per l'aeroporto. Karaoke, entrance fee 3 euro, sì. Ah no, karaoke bar aperto fino alle 5 di mattina. Niente, anche qua si paga l'ingresso. Piano che è passato subito da passare la notte in un karaoke bar a passare la notte in giro vagando al freddo senza una meta, perché in tutti i karaoke bar si pagava l'ingresso e io non potevo permettermelo. Non vedo più gente, non vedo più feste, non vedo più movida. E così, piano piano, si stava spegnendo la nostra notte a Helsinki. Temo che stiamo sbagliando tutto quanto. Siamo finiti in una zona dove non c'è più nulla. Che cosa stai facendo? Sto pulendo le scarpe. Ma sono davvero per quello? Sì, immagino quando nevica, Girovagando senza niente di meglio da fare che lucidarsi le scarpe. Bello, mi piace, ok. Insomma, stavamo vivendo in prima persona il peggior incubo di ogni youtuber storyteller: la mancanza di un finale emozionante. Ma proprio mentre mi stavo rassegnando al mio triste destino, una voce all'orizzonte. Yeah, I'm doing a social experiment. But you're available to make money. Oh, yes, of course. How? Due giovani helsingensi con dei consigli che nessuno aveva richiesto su come avviare un'attività di successo in Finlandia vendendo liquirizie salate stavano per svoltarci la serata. If you sell salty licorice, you know, Finland loves salty licorice. Salmiak. You are trolling me. No, I'm trolling. Salmiak cos'è? A candy. Where I found this candy? Make this candy. Of yourself. Ma it's like drugs. Domanda d'obbligo, giusto per essere sicuri che fossimo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e non che stavamo finendo in qualche girolosco. No. Okay. They are candies. Normal candy. Normal candy. Now I want to try this candy. You don't have this candy with you? No, but you can go to the closest store and you can find it. I don't have money. Of course. Can you give me 50 cents for buy a licorice? No. Okay. Lily, come here. Hi. Yeah, but I don't have 50 cent for buying liquoring. Stava succedendo davvero. All'improvviso una comitiva di helsingensi voleva sapere tutto di noi. Io e l'osservatore, alla ricerca di una serata, eravamo diventati la loro di serata. Where do you live in Italy? Milan. Fashion city. I'm not so fashion, but yes, a fashion city. Where are you staying here in Helsinki? Ah, in the street. You're like surviving here. Yeah. E noi non potevamo fare altro che approfittarne. Quattro fuggitivi. Braccati. Dramatic. Ovvero spammargli Desho Plus. No, paintball. Paintball. Like paintball, okay. With no protection. What do you think about it? Chiedo tuna di coloni. Ah, il linguaggio universale della sincerità. Go to the store. I pay you this salt licorice. Oh, comunque sta storia delle liquirizie continuava a tornare. We can do this. Yes. Okay, let's go. Let's go. Finalmente stavamo per scoprire questa liquirizia magica, ma prima ci tenevano a mostrarci uno dei più grandi ritrovamenti della tecnica gastronomica finlandese. Arancia, a squeeze. And you put the bun in the Yeah. Also we have this. Yes. Ok, sì, uno spremi agrumi. Speriamo a questo punto non abbiano esagerato anche sulle liquirizie. This is salmiakki, you can see. Salmiakki. Trying to find the most iconic. Vai. Fammi sentire. How do you like it? E alla fine com'erano queste salmiakki? Buone. Sì, un po' strane perché salate, però buone. I like it, yeah. Because most kind of tourists says like bleh. No. Avevo il presentimento che i miei nuovi amici si aspettassero una reazione un po' più schifata all'assaggio della liquirizia salata. Cioè, erano già tutti quanti lì pronti a riprenderci con i cellulari, quindi forse li ho un po' delusi, però a me e all'osservatore sono piaciute. Perciò hanno deciso di metterci alla prova con altri prodotti tipici finlandesi. You tell your honest opinion. If you don't like it so much, okay, just tell us. Oh, niente, se non ci fanno schifo non sono felici. Carl Fazzar. This is a very typical chocolate. Yes. This is a typical Finnish. You're kidding. This is Italian, Barilla. This is Italian. In Finland we actually eat a lot of pasta. Yeah. Questo, ragazzi, è il... The name? Karjalan piirakka. Allora, good. Non saprei paragonarlo a qualcosa di nostro. Si sente molto la crema di riso interna. But I like it. La mia avventura a Helsinki stava quasi per finire e avevo fatto in tempo anche a farmi dei nuovi amici. Non sapevo il loro nome, non conoscevo la loro età, non avevo capito quale
fosse il loro trauma con le liquirizie, ma non mi importava. Avevo degli amici e gli amici sono per sempre. Okay. Okay. Thank you. But I go to listen. Okay. Bene, e noi dove c***o andiamo come due coglioni? Adesso. Perché li mandati via? Se ne sono andati. Allora, sono felice perché ho mangiato, ho ancora del cioccolato qua. Solo che non ho capito cosa sia successo. Ci hanno scaricato. Ecco. Sapevo di averli delusi con le liquirizie, però non mi aspettavo una fuga del genere. Allora io ho lasciati a te. Io mi sono distratto un secondo, mi rigiro e li hai fatti scappare. A parte che io sono un osservatore, non posso intervenire. Appunto, tu non dovevi farmi scappare. Li ho fatti scappare. Mi hanno semplicemente detto, questi si picchiano, cambiamo strada. Mi hanno semplicemente detto a un certo punto, ragazzi, noi adesso dobbiamo andare, ci stanno chiamando degli altri amici. E gli ho detto, ah, ma dove? Al karaoke bar, che sottintendeva, veniamo con voi, capito? Fa, no, another bar. Andati via. Ma adesso basta rimuginare. Mancavano solo 5 ore all'apertura del gate del mio volo e dopo un ultimo inutile colpo di fortuna, l'osservatore ha deciso di abbandonarmi. Ero rimasto da solo e qualcosa dovevo pur farla. Quindi devo stare in giro ancora? Oddio, non riesco più a ragionare. 3 ore e mezza, non è neanche così tanto, quindi... Che vento qua! Mannaggia! Non ho assolutamente idea di dove io stia andando, ma la cosa non mi dispiace. Dove cacchio sono finito? Alla fine ho camminato senza sosta per quasi 2 ore mentre la città piano piano si spegneva e andava a dormire. Beata lei. Oh, comunque gira che rigira, ti ritrovi sempre in stazione. A sto punto, piuttosto che rimanere qua nella città, io vado già in aeroporto e mi metto su una poltroncina e dormo là in aeroporto. Effettivamente era un'ottima idea, partire nella notte e dormire in aeroporto. Fine. I'm trying to register now. Yes, I can. O forse no, perché il bus che mi avrebbe portato in aeroporto non accettava pagamenti in contanti, ma solo attraverso una specifica app finlandese. Nessun problema, ma per confermare il pagamento dovevo mettere il numero della carta di debito. I don't have here the card. Yeah, but I don't remember the card number, but I don't have here the card. Vi ricordate la prima cosa successa quando sono atterrato? Adesso lo requisisco io. La mia carta l'aveva ancora Valerio e io ero troppo stanco per riuscire a elaborare un nuovo piano. E proprio mentre cercavo di sforzarmi per capire cosa stesse dicendo il conducente, quando credevo di aver raccontato tutto sui 2 giorni appena trascorsi, Helsinki era pronta a salutarmi con un ultimo gesto di generosità. Don't worry, I'll buy your ticket. Really? Yeah, don't worry. I can give you on cash. No, it's okay. I have cash, really. Stavo cercando un modo per convincere l'autista a farmi restare a bordo quando un perfetto sconosciuto appena salito, vedendomi in difficoltà in tempo zero, ha pagato il biglietto per me. Anche alla fine del viaggio, Helsinki non perdeva occasione di mostrare la sua faccia migliore. Sono stanchissimo, un sonno tremendo. Così, completamente devastato dalla stanchezza, con le ultime energie rimaste, mi sono cercato a fatica uno spazio in cui sdraiarmi e dormire un'oretta. Quello che si sarebbe svegliato in aeroporto era un geyser nuovo rispetto al geyser della partenza. Un geyser più sereno, seppur visibilmente provato, con più fiducia nell'umanità e anche con qualche soldo in più rispetto a 48 ore prima. E faccio colazione con questa bomba alla cannella e mi sono rimasti pure 20 centesimi. E adesso si torna a casa. In conclusione, trascorrere 48 ore all'estero nella città più cara d'Europa senza soldi. Si può fare? Sì, ma non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto delle persone che ho incontrato strada facendo. Giuseppe ed Emma, i venditori ambulanti del mercato, Vito del ristorante italiano, Anna Marie, tutte le persone che hanno trovato un minuto per giocare con me, la sicurezza distratta del museo, gli studenti italiani, il ragazzo del bus e i miei amici finlandesi. Ah, ragazzi della liquirizia, questo è per voi. Mamma mia, che merda! Sì, cari amici helsingensi, agli italiani fa schifo la liquirizia salata. Contenti? Ora potete scrivermi e recuperiamo il rapporto, dai! Si dice che la grandezza di un viaggio non si misura da quanto è lontana la destinazione, né dalla sua durata in giorni o settimane. È il percorso quello che conta. E il mio è stato un percorso incredibile. Tutto condensato in 48 ore, grazie a loro. E poi grazie anche a internet, perché se non avessi smanettato per ore alla ricerca di un biglietto aereo per il nord Europa, dei trucchetti per imbarcare il bagaglio, se non avessi avuto il wifi pubblico per chiedere aiuto via social una volta arrivato ad Helsinki, beh, se non avessi avuto tutto questo non avrei mai incontrato quelle persone e anzi
con 100 euro non sarei mai nemmeno partito. La morale? Bastano pochi euro e un uso mirato della tecnologia per vivere un'avventura come la mia. E adesso che avete capito come si fa e siete pronti a partire, cominciate cliccando sul link in descrizione e approfittate del codice sconto che NordVPN ha messo a disposizione solo per la community di The Show. Ho già detto che avrete NordVPN per 2 anni pagandolo il 73% in meno, vero? E che otterrete un bonus aggiuntivo e la possibilità di provarlo per 30 giorni senza rischi? Sì, signori miei, questo è il regalo che noi di The Show vi facciamo per il Black Friday, ma questo è soprattutto un regalo che vi fate per navigare in sicurezza e sempre come se foste a casa da qualunque parte del mondo siate connessi. Oh, poi io non sono riuscito a sfruttare il trucco dei paesi low income, però su internet c'è gente che mostra che funziona, quindi non vi resta che provare voi stessi. Dimentichi niente? No. Ah, no, il souvenir! Alessio Alessandro. Ho completato anche questo compito! 2 bellissime cartine di Helsinki! Ma dove le hai trovate? Nella hall dell'hotel. Era gratis, c'è scritto free. Vale. Brutto, no, vale. Vado a darglielo.